Allora Luca, per il primo posto avevamo detto 50, giusto? Siamo veramente in ottima forma. Forma e potremmo vincere. Abbiamo 10 km di autonomia e ne mancano 20. Questo video inizia con un quiz. Secondo voi, con queste occhiaie, quante ore ho dormito? La risposta è semplicissima. Veramente poche, ma oggi sull'eccezione Smart, guardate dove mi trovo. Politecnico di Milano, a fare che cosa? Beh, a partecipare alla 18ª edizione della gara di Ecoverso. In cosa consiste? Ve lo spiego subito. L'obiettivo è quello di riuscire a consumare il meno possibile in un determinato percorso, ma soprattutto con che tipologia di veicolo? Beh, con un full electric, quindi ad esempio una Mini Cooper, come in questo caso, ovviamente 100% elettrica, oppure anche con, ad esempio, l'ho persa, eccola qua, una hybrid. Ma io partecipo oppure no? Vi devo far vedere un paio di cose. Dietro a queste persone c'è una Mini Cooper 100% elettrica in colorazione bianca, anche se Alberto non la lava da un po', quindi sembra grigia. E lo riconoscete? Ecco, lui è Alberto, l'avete visto già un paio di volte sul canale. Forse è l'ultima volta che lo vedete, perché mi ha fatto alzare presto, quindi te ne pentirai, sappilo. Va benissimo. Ma soprattutto io non ti ho microfonato, ma voglio capire cosa stai facendo. Allora, adesso stiamo portando le pressioni delle gomme un po' su, al massimo dei limiti consigliati dal costruttore. Questo perché, in teoria, una gomma bella gonfia dovrebbe avere una superficie a contatto con l'asfalto un po' minore e, in conseguenza, consumare un po' meno. E siccome c'è un'altra Mini elettrica là in fondo, ci l'ho inquadrata prima, la mia competitività è salita alle stelle, perché quantomeno dobbiamo arrivare davanti a loro. Alberto sta studiando la macchina del nemico. Buca le gomme, buca le gomme! L'idea esatta è di lasciarla a terra. noi gonfie e lui bucate. Allora, una domanda, sì. Secondo te, guardando le macchine che ci sono qua, perché, ok, chi è che vince? Allora, e perché dire Tesla? Esatto, devo dire che quelle che mi fanno più paura sono le Tesla, perché si sa, sono quelle che hanno la migliore efficienza. Però la Mini pesa di meno. E ha le gomme gonfie. E ha le gomme gonfie, la guido io. E io non ho mangiato per una settimana per pesare meno. Esatto. E poi lo lascio giù. C'era l'idea di fare una dieta alla macchina, ma non sapevo come. Senti, siccome forse le possibilità di vittoria sono veramente scarse, io direi prendiamo tutto, scappiamo. E il vincitore della 18ª edizione della gara di Ecoverso è il team di Recensione Smart. C'è nessuno! Chiediamo al nostro concorrente in categoria hybrid, perché è da un po' che lo sento accelerare, quindi o è nervoso o ha una tecnica speciale. Hybrid Pro, ricordiamolo. Giusto. Sì, stiamo scaldando un po' il motore. Qui abbiamo la batteria pienissima e siamo pronti, proprio in questo momento. Secondo te, è una domanda che ho fatto un po' a tutti, in categoria ibrida, chi è che potrebbe vincere e perché proprio tu? Allora, in realtà nella categoria ibrida Pro, la Prius plug-in ha sempre fatto dei numeri veramente inarrivabili. Un'ultima domanda, dietro la telecamera c'è Alberto, la macchina è sua, secondo te se gliela rubo e gareggio da solo, risparmiando peso, vinco? Beh, io per esempio ho lasciato mia moglie in bed and breakfast per non avere peso, quindi... Anche tu, lascia un like, iscriviti al canale se tua moglie è stata abbandonata a casa questa domenica. Nessuna moglie è stata maltrattata, grazie! Allora Luca, per il primo posto avevamo detto 50, giusto? No tesoro, avevi capito male, 500, hai dimenticato uno zero. Io mica mi svendo per 50 euro, ma te pare? 100? Lo considero un acconto e ci sistemiamo sul resto dopo. Va bene, grazie Luca, a fare fatto. Va bene, allora, piloti! Facciamolo bene. Piloti! Ci siamo! Tra poco lo staff vi darà il via, vi allineate qua, esattamente tra le due bandiere ci sarà il punto di partenza. Partono le auto ogni 2 minuti, il percorso ce l'avete tutti su Google Maps, è quello estivo e quindi è quello col sole, previsto col sole. Il percorso previsto è da Google Maps circa 1:25, 1:30, quindi più o meno noi vi aspettiamo, ci sta 10 minuti e un quarto d'ora in più, quindi diciamo entro le 2 ore noi vi aspettiamo. Buon divertimento a tutti intanto. Si parte. Ok, siamo ufficialmente in gara. Dai che facciamo l'incidente alla prima curva. Il segreto, ci è stato detto, è di non andare piano.
ma di lasciare la macchina scorrere, usare l'inerzia e una guida morbida e tranquilla. Quindi guardiamo il più lontano possibile per vedere con largo anticipo eventuali incroci, stop, altre macchine. Sai un consiglio che ti devo assolutamente dare per consumare meno? Stacca tutti gli ADAS. Tutti. No, veramente, non sto scherzando, aiuta tantissimo. Sì, ho spento quello che potevo spegnere, e però questo non mettiamolo nel video, che incentiviamo la gente a non usare gli ADAS. Come no? No, comunque, scherzi a parte, sicurezza prima di tutto, ma gli ADAS disattivati fanno risparmiare energia a una macchina 100% elettrica. Adesso stiamo andando in modalità Green Plus, propria della Mini, e che esiste anche sulle BMW i3, perché in fin dei conti sono la stessa macchina. E quindi non abbiamo aria condizionata. Hai spento i fari? I fari? Beh, spegniamoli. Non credo che siano quello l'assorbimento. E verde giù tutto? No, verde, giù tutto no. Tutto. Adesso noi stiamo seguendo un tracciato di circa un'ottantina di chilometri, giusto? Sì. È un misto di salite e discese, quindi anche lì tanta possibilità per rigenerare, far scorrere la macchina. Non mi aspetto molto perché è la nostra prima gara del genere, ma sono confidente nella mia macchina. Adesso ad esempio ho visto un semaforo rosso, da lontano inizio già a accelerare in modo tale da non utilizzare il freno, ma sfruttare tutta la capacità rigenerativa della vettura e di conseguenza di convertire l'energia, recuperarla appunto. Alberto sta raccontando tante cose tecniche, ma in realtà si è dimenticato di dire una cosa fondamentale. Noi abbiamo 80 km di percorso e 100 di 100 di autonomia. Sì, perché siamo arrivati su un po' allegri, abbiamo fatto l'arrivo a Lecco, non è stato proprio da tranquilli e pacati. Quindi ora diremo una cosa che finirà palesemente nel gancio del video iniziale. Riusciremo ad arrivare alla fine del percorso? Abbiamo 10 km di autonomia e ne mancano 20. Non è vero. Vabbè, però è vero che abbiamo 20 km di tolleranza. Secondo me davanti a noi c'è un competitor, perché ha una Yaris ibrida e sta andando piano. Quindi secondo me è uno di noi. Allora, non lo vedo onestissimamente. Ah no, questo qua davanti, scusami. Sì, questo qua. Stavo cercandolo. Ho detto dove più va. Là, più lontano, ma... Sì, ha messo anche la freccia per andare a sinistra. È dei nostri. Potrebbe essere dei nostri. Vedi che l'ADAS della frenata emergenza assistita serve. Sì, serve. Ha consumato energia inutile. Non abbiamo bevuto il caffè? No. Buonanotte. Possiamo fare colazione al bar? Esatto, abbiamo saltato la colazione. Tutto questo solo per i follower di Recensione Smart. Quindi iscriviti perché è gratis. C'è un problema. C'è un problema. Allora, io non mi sono fatto la doccia. No, non è vero, l'ho fatta. Però inizio ad avere un po' caldo. Il clima non lo possiamo accendere. Tirare giù i finestrini non è una soluzione. Datecela voi una soluzione nei commenti. Perché sennò apro il bagagliaio dietro. In teoria è... Se apriamo il bagagliaio dietro, credo potrebbe fare un leggero effetto di resistenza aerodinamica. No, perché è dietro. Ho capito, però cioè, ti diventa uno spoiler gigantesco. Appunto, tagliamo meglio l'aerodinamica. Vado ad aprirlo. Allora Fede, spiegaci chi abbiamo davanti. Allora, prima perché di... tu sei il copilota, sei tu in carica di queste situazioni. Curva stretta, gomito destra. Ok. No. Allora, abbiamo chiesto prima di partire quale fosse un consumo buono. Ci hanno detto gli 8.8 km al kilowattora. Chilometri al kilowattora, sì. Adesso siamo a 11, quindi siamo veramente in ottima forma e potremmo vincere. Ma ci troviamo davanti a un dilemma. Ma noi cioè, questo video qua non è per fare... In realtà noi è per fare visual. Esatto. Non è per fare il risultato. Noi ci vogliamo divertire. Davanti a noi c'è una Tesla. E davanti un'altra Prius. E credo che siano tutte e due in gara. Quindi noi li abbiamo già recuperati. E quindi... Perdiamo la gara, ma li sorpassiamo. Perdiamo la gara, ma li... ma dobbiamo comunque sorpassarli in maniera ecologica. Però è concesso un gesto dell'ombrello durante il sorpasso? Dovremmo leggere il regolamento. Nessuno ha detto che non si poteva fare. Comunque, adesso mi sento Charles Leclerc in scia Verstappen, perché comunque non posso dare la sgasata per passarli. Si deve star lì, attendere che facciano un errore, frenino troppo presto, succeda qualcosa del genere e boom, ci si infila con Panzini che grida. E boom, bel tamponamento. Bel tamponamento. Triplice. Video finito. Però ottimo per adesso il visual. Sta andando troppo piano. Scherzo epico, qua. vai passalo. Dai. Troppo piano, c'è la discesa, dobbiamo usare l'inerzia. Scherzo epico finito malissimo. Video finito malissimo. E comunque sottolineiamo il fatto che stiamo andando con calma.
però non è che stiamo andando troppo piano, cioè non stiamo creando in alcun modo un intralcio al traffico, cioè comunque ci stiamo comportando da guidatori pacati, ma vi assicuro che c'era gente in giro, non in gara, che impacciava molto di più il traffico, è perché vero. Non è la velocità, ma è la fluidità di guida quella che fa consumare meno. Ma soprattutto stiamo guidando a norma di legge. Esatto, cioè, è altra cosa. Come vorrebbe lo Stato italiano. È un po' una rottura di palle, però. È un po' una rottura di palle. No, vabbè, è giusto seguire le leggi, però su sta strada qua, tutta dritta, che non c'è manco un pedone di fianco. Tutta dritta, una bella strada, una strada carina. Uno la potrebbe prendere con allegria la potrebbe prendere. A proposito di allegria, passiamo a sta Tesla o no? Non voglio bruciare questi consumi favolosi. Niente, Alberto vuole vincere. Stiamo arrivando! 11.0 km kilowattora. Ed è solo colpa nostra perché ci siamo dimenticati di rimettere la eco mode. Siamo andati lunghi. Oh, questo non deve farci... 11.1! 11.1! Oh, se perdiamo per 0.1... Allora, ragazzi, cosa è successo? Quando abbiamo stoppato la ripresa, abbiamo tolto la eco mode per sbaglio e siamo andati avanti per un po' in normal, sperando che non abbiamo consumato troppo. Sì, una quindicina di minuti, 11.1. Abbiamo tutto registrato, non abbiamo rubato per una volta. Ci fidavamo. Però sta scendendo, ci stiamo mettendo troppo. 11.1, chilometri percorsi, scusa, dove sono? Abbiamo resettato, quando mi hai detto di resettare, abbiamo resettato solo questo, No, i chilometri percorsi. No. Non abbiamo resettato i chilometri, ragazzi. No, i chilometri, questo è il parziale, quindi c'ho solo quelli. Abbiamo dei problemi, ragazzi, mi sa che ci squalificano, porca di quella miseria. Potremmo ricevere una squalifica, perché quando ci hanno chiesto di resettare, noi abbiamo resettato il consumo. Però a metà viaggio il dubbio ci è venuto. Ah, il dubbio ci è venuto a metà viaggio. Però ormai era troppo tardi. Però noi abbiamo detto il... cioè noi l'abbiamo fatto vedere, tutto registrato, tutto visibile. Tutto visibile. Straordinario rispetto a... Non siamo né terzi. Né secondi. Quindi... Dai, dillo. Eccomi qui. Andremo verso noi. C'è colpa tua e del tuo esercizio. Detto ciò, ragazzi, vi invito a seguire il canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Volevo ringraziare tutti. Non mi aspettavo di vincere. È la mia prima gara. E veramente vi ringrazio di cuore perché non mi aspettavo un risultato del genere.